Grazie Presidente, buonasera a tutti e benvenuti presso la Facoltà di Agraria. Mi fa piacere che periodicamente ospiti delle iniziative dell'Ordine degli Agronomi. Io sono qui, diciamo, per in qualche modo cercare anche di andare nella direzione indicata dal dottor Piva, cioè quella di recuperare un rapporto fra la Facoltà di Agraria e gli ordini professionali che anche nella mia percezione nel corso degli anni si è un po' allentato. E parlo della percezione che ho da quando ero studente o neolaureato alla situazione attuale. E quindi in questo senso cerco anche di impegnarmi nella mia veste, doppia veste, diciamo, di iscritto all'ordine e di docente universitario. Come diceva il dottor Piva, la Facoltà di Agraria è in qualche modo il luogo deputato alla formazione professionale dell'agronomo e forestale, in particolare nella fase iniziale della sua educazione scientifica e tecnica. Giusto per fare una breve introduzione e anche per il fatto che nel corso degli anni sono intervenute parecchie modifiche nell'ordinamento universitario, vi riassumo brevemente quali sono le situazioni in cui la Facoltà Agraria, all'interno del quadro di riferimento dell'università, in generale l'università italiana, adesso interviene nella formazione iniziale del dottore agronomo e forestale. E in particolare a noi abbiamo i corsi di laurea, che sono quelli che comunemente, purtroppo impropriamente, vengono chiamati lauree brevi, che sono appunto il primo gradino della formazione universitaria, della durata generalmente di 3 anni e corrispondenti a 180 crediti formativi. La Facoltà di Agraria di Bologna ha un'ampia offerta di corsi con diversi livelli di specializzazione, quindi nonostante si possa pensare che il corso di laurea sia una specie di corso così di base e iniziale, in realtà nella declinazione che ne è stata data all'interno della Facoltà di Agraria di Bologna, in molti casi si parla già di un corso con indirizzo professionalizzante. Per fare degli esempi, presso la Facoltà di Agraria di Bologna abbiamo un corso in economia e marketing nei sistemi agroindustriali, un corso di tecnologie agrarie, quindi che comprende la parte di produzione vegetale e di protezione delle piante, corsi di verde ornamentale e tutela del paesaggio, tutti al primo livello di formazione universitaria. E questi, è giusto ricordarlo, danno già l'accesso all'esame di Stato e quindi poi all'iscrizione all'ordine professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, per quanto nella sezione, diciamo, chiamiamola così, junior. Il secondo livello di formazione universitaria è quello della laurea magistrale, quello che, diciamo, che da un certo punto di vista, almeno in termini temporali, corrisponde alla laurea quinquennale che alcuni di noi hanno frequentato qualche anno fa. E, chiaramente qui magari c'è un problema di interpretazione di cosa significhi laurea magistrale, che per un certo periodo è stata chiamata laurea specialistica, ma poi nelle intenzioni del legislatore non doveva essere poi così una specialistica, ma doveva anzi riprendere le basi scientifiche della conoscenza poi che è necessaria per un laureato di quel livello. Comunque, anche in questo ambito si hanno nella Facoltà di Agraria diversi corsi che indirizzano a diversi campi del sapere inerenti anche alla professione dell'agronomo. Infine vorrei ricordare qualcosa che fosse spesso dimenticato per chi non fa parte, diciamo, dell'ambiente universitario, che c'è un terzo livello di formazione universitaria molto, dal mio punto di vista chiaramente, molto importante, che è quello del dottorato di ricerca, che è un livello di formazione che è finalizzato proprio a formare delle persone che abbiano la capacità di organizzare, gestire e portare a termine delle attività di ricerca, ma non stiamo parlando di ricerca
astratta, diciamo così, o di base nel caso della facoltà di agraria, ma comunque stiamo parlando di ricerca applicata che può avere anche la sua rilevanza nell'ambito della vita professionale. Chiaramente bisogna specificare che chi non ha una laurea in agraria e fa il dottorato di ricerca ad agraria non può iscriversi, per quanto mi risulta, all'ordine degli agronomi. Però ci sono molti agronomi che appunto dalla laurea in agraria passano al successivo livello di formazione e quindi ottengono poi un livello ancora più approfondito di formazione. Quindi è chiaro che l'università è la sede della formazione, dell'educazione superiore, è anche la sede della ricerca, nella facoltà di agraria in particolare parliamo delle scienze applicate sotto vari aspetti, e quindi anche in considerazione del fatto che la ricerca porta all'innovazione delle conoscenze, all'aumento delle conoscenze, all'approfondimento delle conoscenze, dovrebbe sotto certi punti di vista essere anche la sede elettiva della formazione e dell'aggiornamento professionale. Nella slide ho messo un punto interrogativo, questo lo interpretate un po' come volete voi. Sono d'accordo anche con chi ha detto prima, non mi ricordo chi è stato, che in realtà non è solo l'università che porta un flusso di formazione all'uscita verso le professioni, ma è particolarmente importante, a mio avviso, che le professioni siano in grado di portare un flusso di informazioni, di stimoli all'entrata verso le istituzioni universitarie, che in tal modo possono avere anche un feedback da parte del mondo operativo su quali sono i temi di ricerca e i temi di educazione e di informazione che poi sono rilevanti nella società in cui l'università è inserita. Allora, qui scusatemi, ho scritto sempre introduzione nelle slide, ma ovviamente l'introduzione era solo la prima. Qui passiamo anche a però delle forme alternative, diciamo non curricolari, di formazione che possono essere realizzate all'interno dell'università, e questo credo che sia un elemento rilevante da prendere in considerazione. Perché mentre i livelli di cui abbiamo parlato prima appunto servono per l'ingresso nella professione, ciò che l'università in generale e la facoltà di agraria in particolare ha cercato di fare recentemente è stato quello di in qualche modo diversificare e offrire anche delle forme di formazione professionalizzante, in senso più propriamente detto. Qui vedete alcune tipologie, adesso le elenco, poi le spiegherò più in dettaglio. Abbiamo le summer school, summer o winter school a seconda del periodo in cui vengono realizzate, i corsi universitari di formazione permanente, i corsi universitari di alta formazione, i master universitari di primo per i laureati triennali e di secondo livello per i laureati magistrali o specialistici o del vecchio ordinamento. Più una miriade, io qui ne ho elencati tre, ma insomma sono una miriade di attività che potremmo chiamare non formalizzate in un vero e proprio progetto formativo, che sono i vari seminari, i convegni scientifici, ma anche quelli diciamo che hanno più un'esigenza di divulgazione, i workshop, le attività diciamo di laboratorio e così via. Quindi ci sono ampie possibilità di integrazione tra la formazione professionale dell'agronomo e l'attività svolta presso le sedi universitarie. Qui vi do una breve informazione su quali sono le caratteristiche delle diverse tipologie di attività formativa che vengono realizzate presso le università. La Summer School, che è una forma abbastanza nuova, è un programma di corsi intensivi su argomenti molto vari e spesso molto specialistici, che viene chiamata Summer School non per un pezzo esterofilo, ma perché ha proprio una funzione anche legata all'internazionalizzazione dell'istituzione, e quindi viene spesso erogata in lingua inglese, e
in un tempo generalmente limitato da 1 a 4 settimane con un certo numero di crediti formativi universitari. Spesso ha anche una forma residenziale, quindi è previsto che si vada in qualche posto specifico, spesso a meno, che consente, diciamo, anche attività collaterale a quella di pura formazione, per proprio creare un legame anche con l'Università di Bologna. Ci sono poi i corsi universitari di formazione permanente, che sono forse quelli più idonei alla formazione dell'agronomo, la formazione professionale permanente dell'agronomo, che sono finalizzati a favorire l'apprendimento, quindi durante tutto l'arco della vita, con aggiornamenti professionali su temi specifici e si spera anche di attualità, con una durata che può valere da 20 a 120 ore e che può conferire dai 4 ai 15 crediti universitari. Ci sono poi i corsi universitari di alta formazione, che sono anch'essi finalizzati alla formazione continua, ma che diciamo sono più orientati a una formazione di tipo, chiamiamolo, scientifico o su un tema specialistico, con una durata maggiore rispetto ai corsi di formazione permanente. Infine, diciamo, la parte più impegnativa dell'attività formativa professionalizzante è quella dei master. In un evento precedente avevo presentato una delle nostre iniziative, anche il dottor Pico presentava un'iniziativa congiunta dell'Università di Piacenza con l'Ordine. Cos'è un master? È sostanzialmente comunque un corso universitario simile a quei corsi universitari che noi conosciamo, però che ha una, come dire, un indirizzo, un tipo di orientamento che è fortemente professionalizzante, in quanto nell'attività di lezione sono coinvolte non solo i docenti universitari, ma a volte anche dei professionisti, e che prevede normalmente un'attività di esperienza pratica sul campo, che diciamo comunemente viene indicato come stage, molto importante rispetto alla parte di lezione teorica in classe. Qui parliamo di corsi impegnativi, appunto, della durata spesso di un anno, che generalmente danno la possibilità di rilasciare dai 60 ai 70 crediti universitari a seconda di come sono conformati. Per fare un esempio, il Master in Marketing Innovazione nell'Agribusiness che abbiamo organizzato presso la Facoltà di Agraria di Bologna ha una connotazione ben precisa che riguarda l'ambito della commercializzazione, conferisce 70 crediti universitari e prevede 288 ore di lezione teorica in classe e 500 ore di stage, quindi attività abbastanza impegnativa. Sulla base, diciamo, di questo quadro di riferimento, io, come diceva il dottor Testa, ho cercato di provare a fare in modo che le varie attività realizzate dalla Facoltà di Agraria potessero essere, diciamo, messe in sinergia con quello che è l'esigenza del piano formativo dell'Ordine di Bologna, ma credo che poi sia un'attività accreditata possa essere riconosciuta da qualunque ordine italiano. E quindi ho fatto un primo sondaggio delle attività in corso, cioè che sono già organizzate in qualche modo, che sono in essere o pronte per essere organizzate presso la facoltà. Devo dire che se il dottor Testa si lamenta a volte della, come dire, velocità dei suoi associati a rispondere a sollecitazioni, all'università non siamo messi tanto meglio sotto questo punto di vista, però ho ricevuto dopo diversi solleciti alcune indicazioni che possono essere secondo me utili per fornire occasioni di formazione a chi ha esigenza di ottenere informazioni aggiornate e approfondite su argomenti specifici. Io qui vi ho elencato le prime sei proposte che mi sono arrivate dai colleghi della facoltà, in realtà due sono anche le mie,
Uno è il convegno di agrometeorologia per l'azienda agraria, è quindi un convegno di un'associazione scientifica, cioè l'Associazione Italiana di Meteorologia Agraria, che però chiaramente nei suoi contenuti può prevedere sicuramente delle relazioni interessanti per l'aggiornamento del dottor agronomo. Anticipo che gran parte di queste proposte però hanno il problema dei costi, nel senso che sono tutte iniziative organizzate che prevedono anche quote di partecipazione, a volte anche importanti. Questo può essere un elemento del dibattito poi successivo. Un'altra iniziativa è quella del seminario sulle principali derosi dei cereali in Italia, organizzato dalla dottoressa Rubio Saltonella e dal dottor Claudio Ratti, quindi su un argomento specifico di protezione delle piante, che quindi può essere importante per chi svolge attività di assistenza tecnica. Un seminario che viene realizzato all'interno di un corso universitario su un tema di attualità, che è quello della certificazione del settore agroalimentare e i principali standard sulla sicurezza, e quindi in particolare le ISO 22000, il BRC e l'IFS, che sono degli standard di riferimento particolarmente importanti per la professione dell'agronomo, nella quale gli agronomi hanno possibilità di trovare occasione di lavoro professionale. C'è poi un corso di formazione permanente che organizziamo nel periodo di maggio-giugno 2011 che riguarda un aspetto trasversale, un tipo di formazione trasversale, cioè le competenze che riguardano la gestione dei progetti, e in particolare con una parte quindi del corso dedicata al problema specifico dei progetti cofinanziati dall'Unione Europea. Quindi anche questo corso viene offerto presso la facoltà e ho dato già le prime informazioni all'ordine, ma presto valuteremo anche ulteriori ragguagli. Infine, un corso che ritengo che sia molto importante, soprattutto nella possibilità di sviluppo di attività professionali, è quello che è organizzato dalla dottoressa Toschi e dal gruppo, diciamo, dei tecnologi alimentari, che per quanto appunto possa attenere principalmente alla professione del tecnologo alimentare, comunque può vedere l'intervento anche del dottore agronomo, che è il corso di idoneità all'assaggio degli oli extravergini di oliva, che chiaramente può rappresentare un elemento interessante. Del master di primo livello in marketing e innovazione dell'agribusiness ho già detto. Sono in attesa di ricevere ulteriori input da parte dei miei colleghi, e chiaramente questi input verranno poi inseriti nell'ambito del piano formativo, se si riterrà opportuno, dell'Ordine di Bologna. C'era un commento che, per concludere, diciamo, questa mia presentazione, volevo fare rispetto a quanto si era detto precedentemente, soprattutto dal dottor Piva, cioè che sono d'accordo che occorre recuperare, diciamo così, un rapporto diretto fra la parte puramente formativa, che è quella dell'attività che si svolge nelle università, nelle aule universitarie, poi parliamo di qualcosa di diverso nei laboratori, ma nelle aule universitarie si svolge un'attività che è eminentemente formativa, e l'attività professionale. Questa chiaramente può essere diciamo recuperato, questo rapporto, creando occasioni di incontro e di, chiamiamolo così, commistione. Per fare un esempio, quando frequentavo le aule universitarie come studente, il nostro professore di estimo spesso invitava magari il presidente o un consigliere dell'ordine a presentare agli studenti di estimo l'attività professionale dell'agronomo. Chiaramente questo poteva essere fatto anche in altre attività, però magari era meno frequenza. Io credo che questa fosse una pratica molto importante per affrontare proprio quel problema che veniva detto prima, del fatto che è vero, gli studenti spesso non si rendono conto che fra le varie alternative e sbocchi occupazionali che la laurea in agraria offre, c'è anche quella della libera professione. Un altro elemento però importante, quindi questo lo possiamo ascrivere alle carenze da parte del
del docente universitario che magari è forse meno attento a questo rapporto con il professionista, però devo anche rilevare che a volte c'è poca attenzione anche da parte dei professionisti verso l'istituzione universitaria. Per fare un esempio, è abbastanza difficile che noi riusciamo a mandare degli studenti a svolgere la loro attività di tirocinio formativo o curricolare o post laurea presso gli studi di agronomo, e quindi credo che anche questo sia un elemento molto importante da recuperare e da prendere in considerazione. Bene, vi ringrazio dell'attenzione.